emerso dall'attività investigativa è che abbiamo riscontrato un episodio in cui addirittura tramite l'utilizzo di telefoni cellulari entrati illecitamente all'interno della casa circondariale di Agrigento, lo spacciatore che era all'esterno ha concordato una cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina da dare a una parente dei soggetti ristretti all'interno del carcere. L'indagine nasce a seguito di una aggressione che sicuramente ricorderete, in cui ci fu una, diciamo, grande rissa con lancio di oggetti nei confronti di un'abitazione sempre limitrofa alla zona di case popolari di cui parliamo, cioè via Torquato Tasso. Nel mentre delle attività in cui si cercava di riportare la calma, a poca distanza da una di queste abitazioni fu ritrovato dello stupefacente di tipo marijuana nascosto sotto un copertone a poca distanza. L'ipotesi investigativa era quella che venisse occultato lì per poi essere smerciato. Abbiamo iniziato l'attività attraverso un monitoraggio H24, un'attività tecnica e pedinamenti, e da lì abbiamo scoperto sostanzialmente l'esistenza di questa piazza di spaccio che riguardava sostanzialmente un'intera famiglia con l'utilizzo di minori spesso non imputabili che facevano sostanzialmente le vedette e avvisavano dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le misure cautelari eseguite nella notte sono sostanzialmente quattro. I soggetti interessati dalle vicende odierne sono anche gli stessi che sono stati interessati dalle dinamiche che hanno portato ai fermi per tortura nei periodi scorsi, insomma, ecco. C'erano anche due donne fondamentali all'interno della piazza di spaccio. Sì, vi erano due donne il cui compito particolare era quello di confezionare lo stupefacente, in quanto chi spacciava per strada non portava con sé tanto stupefacente, portava le dosi minime, perché così in caso veniva fermato scattava l'articolo 75 come uso personale. Però al momento in cui quelle dosi cominciavano a essere minori, allora le donne avevano già confezionato il resto del stupefacente e lo facevano arrivare agli spacciatori.